Franco Fedeli espone al Museo Comunale di Lucignano dal 16 giugno al 20 agosto 2017 con un allestimento dal titolo suggestivo Costellazioni. Unisco la mia opera all'opera dei grandi maestri del Novecento, cioè gli artisti che hanno un po' in parte rivoluzionato l'arte e hanno fatto vedere cose nuove, cioè rispetto alla tradizione antica. E tra questi artisti c'è Pablo Picasso, Henri Matisse, Marino Marini, Martini, Chagall e altri che documentano questa mia influenza che ho avuto negli anni, dagli anni 90, sia a Parigi che nel sud della Francia. Noi crediamo molto e ringraziamo Franco Fedeli per aver scelto nuovamente Lucignano come sede di questa mostra nuova. Determinati aspetti rispetto a quello dell'anno scorso, credo che Franco sempre di più si inserisce nel nostro territorio, ne capisce l'anima e le sensibilità. Quindi lo ringrazio infinitamente, ringrazio la Camera di Commercio per il patrocinio, Estra e Coingas per essere gli sponsor e aver resa possibile questo evento. Una bella opportunità questa che abbiamo con uno degli artisti più importanti della nostra provincia, che è Franco Fedeli. La Camera di Commercio ha sostenuto fin dall'inizio questa iniziativa assieme al Comune di Lucignano, che ricordo essere uno dei più bei borghi che abbiamo all'interno della nostra provincia, non soltanto per promuovere la cultura ma per promuovere soprattutto il turismo all'interno del nostro territorio. Estra è una grande azienda che riesce più di altri in questo momento a sostenere delle buone pratiche amministrative. Il sindaco di Lucignano, la sua amministrazione, scommettendo ancora una volta su Franco Fedeli, realizza un bel connubio tra arte, cultura e sviluppo turistico. Quindi siamo stati ben felici di sostenere questo progetto che dovrebbe contribuire a valorizzare ulteriormente il nostro territorio nel segno di una nuova economia turistica. È una grande opportunità poter intervenire in questo spazio culturale che appunto mette in collegamento tante cose, anche sia la pubblica amministrazione, l'arte con i cittadini e le aziende appunto. È un invito a guardare all'infinito forse, ma comunque lontano, non vuol dire questo perdersi in sogni impossibili, ma realizzare un futuro concreto, anzi proprio l'arte, che non va trascurata, deve essere al primo posto per fare scelte, per valorizzare la creatività, per valorizzare idee nuove e innovative, questo anche nelle strategie amministrative.